Questo video è offerto da Siamo con il collega del Gazzettino Vesuviano, il Mondo Napoli, Cosimo Silva. Cosimo, in questi giorni di ritiro, oltre la vicenda Insigne, abbiamo visto un De Laurentiis scatenato che finalmente ha sdoganato la parola scudetto, finalmente. Beh, diciamo che con le dimissioni di Conte si è sdoganata da sola la parola scudetto, perché adesso ovviamente la Juventus, abbiamo visto che durante la scorsa stagione, anche nelle partite più difficili nel proprio campionato, faceva i primi tempi a basso ritmo, poi dopo nei secondi tempi stracciava le partite, perché forse il carisma di Conte riusciva a modificare certi atteggiamenti tattici della Juve in campo. Con le dimissioni di Conte si è capito che la Juve forse avrà perso quella marcia in più che aveva nelle passate stagioni, e quindi tutti ora credono allo scudetto. Ci crede la Roma, ci crede il Napoli, ci credono una delle milanesi, quindi perché non provare, non far che sia l'anno giusto. Però attenzione, perché comunque questa Juventus, che sta investendo tanto sul mercato e sta investendo anche abbastanza bene, può essere sempre pericolosa, perché Allegri, ricordiamo, che è anche un allenatore che gli ha vinto lo scudetto. Quindi De Laurentiis pimpante, De Laurentiis che comunque crede in questo scudetto, ma deve essere anche un De Laurentiis che deve sapere che la squadra va puntellata in determinati ruoli e quindi va investito. Hai parlato di carisma, è chiaro che carisma si può abbinare tranquillamente con Rafa Benitez, che dopo un anno di transizione ha ormai le chiavi tattiche della squadra sin dal primo giorno qui a Di Maro. Beh, quello di Benitez è stato un ottimo anno di transizione, per il semplice fatto che se in un anno raggiungi il terzo posto, ti vai a fare un preliminare di Champions, batti tutti i record del miglior Napoli di Mazzarri, non la posizione in classifica, ma quando parliamo di gol e di punti siamo lì, e vai a vincere un trofeo importante, che comunque un trofeo nazionale come la Coppa Italia, allora vuol dire che hai avuto un ottimo anno di transizione e ti lascia ben sperare per il futuro. La garanzia per i tifosi e la garanzia per la società si chiama Rafa Benitez, è indubbia questa cosa. È un allenatore che, oltre al carisma, è molto preparato, è un allenatore vincente, è secondo me tra i primi tre allenatori al mondo, tra i più importanti. Quindi il Napoli ha fatto il miglior acquisto quando ha preso Rafa Benitez, e penso che quest'anno si riconfermerà anche nel vedere il lavoro che sta facendo la squadra sul campo. Il futuro si chiama sempre calciomercato, in queste ore abbiamo detto i nomi di Kramer, Lucas Leiva. Secondo te c'è uno spiraglio anche per Avi Garcia, oppure l'alto ingaggio è un ostacolo insormontabile per le casse del Napoli? È risaputo già fin dall'anno scorso, dalla passata stagione, che sono tre gli obiettivi di Benitez fin dalla passata stagione sul mercato, e sono Candreva, Agger e Avi Garcia. Sono stati sempre questi. Mascherano è stato, diciamo, la suggestione e anche il sogno di Benitez di portare a Napoli, che l'abbiamo visto anche al Mondiale, quando sta bene fa squadra da solo Mascherano, e ripeto, non è detto che sia del tutto chiuso, rispettiamo dopo il preliminare di Champions, vediamo cosa succede. Il Napoli sicuramente può chiudere per Avi Garcia, perché è un giocatore che si può prendere in prestito con obbligo di riscatto, e quindi il Napoli tenterà e cercherà di fare di piazzare questo colpo tra il 6 e il 10 agosto, quindi è un colpo fattibile e nel prossimo futuro. Ringraziamo il collega Cosimo Silva e buon proseguimento di ritiro.